Andiamo adesso ad analizzare quella che è l'interfaccia di lavoro. Questa è caratterizzata inizialmente proprio da un piano di lavoro vero e proprio, eccolo qui, che non è altro che una tovaglietta con una carta millimetrata sopra, carta millimetrata che possiamo anche definire. Allora, intanto andiamo a vedere la griglia. La griglia noi la scegliamo in millimetri, lasciamo pure così. Potete fare una larghezza a piacere, di solito questa è più che sufficiente. Potete cambiare anche a seconda della vostra stampante 3D, se l'avete, le dimensioni. Torniamo invece alla finestra principale. C'è anche la possibilità di una griglia snap che vedremo però con l'ausilio di qualche oggetto. Vediamo l'interfaccia generale. Ci sono due strisciate di menu. Allora, il principale, quello sopra, dà la possibilità di cambiare il nome al file, perché ragazzi, qua non si salva come normalmente si fa, semplicemente si esce e automaticamente il software salva il vostro progetto. Per uscire basta cliccare questa icona e tornate nella pagina iniziale dove potete cominciare un altro progetto o caricarne uno già precotto. Qui poi ci sono delle caratteristiche simpatiche che vedremo successivamente. Andiamo a vedere la seconda fila di menu. Allora qui c'è il classico copia, incolla, duplica e altre cose che però appariranno selezionabili solo quando metteremo un oggetto. A questo punto andiamo a vedere quali oggetti si può cominciare ad introdurre. Ci sono qua nel menu di sinistra alcune forme di base, ce ne sono altre, tipo i testi numeri, tipo anche qualche oggettino già prefatto, come questo qua che si chiama caratteri, ma è una traduzione sbagliata da charters in inglese, significano pezzi di personaggi. Però quello che ci interessa sicuramente a noi per adesso sono le forme di base. Introduciamo la più semplice, quella che è il cubo, e la mettiamo, trasciniamola sul piano di lavoro. Automaticamente questo si appoggerà proprio a terra con la base inferiore a terra. Adesso vediamo come muovere questo piano di lavoro. Allora possiamo zoomare, come vedete qua c'è zoom avanti che corrisponde anche alla tastiera, il tasto sulla vostra tastiera più e il tasto meno per andare indietro, però la cosa molto più semplice, vi assicuro, è quella di utilizzare la rotellina del mouse. Quindi rotellina del mouse, ruotandola, fa lo zoom. Poi possiamo, vogliamo anche spesso, spostare il nostro oggetto. Come si fa? Non esiste qui la possibilità di un tasto specifico, ma bisogna tenere cliccato sempre la rotellina del mouse. Se voi cliccate la rotellina del mouse, fate il cosiddetto pan, spostate da una parte all'altra. Lo zoom, quando siete in difficoltà, può essere anche regolato da questi due pulsantini qua. Qui riporta alla schermata iniziale, allo zoom iniziale. Qui invece specificatamente sul vostro oggetto, eccolo qua. Quindi se siete un po' in crisi perché avete fatto troppi, che ne so, troppi zoom o troppi zoom distanti, come in questo caso qui, e volete velocemente tornare nella schermata iniziale, questi tasti sono essenziali. Poi, lavorando in 3D, noi dobbiamo spesso muoverci attraverso le tre dimensioni e quindi esiste il comando orbita, che non è altro che tenere premuto il tasto destro del mouse e muovere il mouse. Se guardate contemporaneamente, date un'occhiata in alto a sinistra, c'è anche quella specie di dado che si muove in maniera conforme. Quindi avete già intuito che per muovere lungo l'orbita, ad esempio ingrandiamola, è possibile utilizzare anche questo dadino qua. Infatti se noi lo prendiamo e cominciamo a girarlo, fa la stessa cosa. Questo ci dà alcuni vantaggi però, perché vedete che ci sono delle scritte e ci sono anche degli spigoli che se mi avvicino con il mouse si illuminano. Allora, evidentemente queste sono già delle viste precotte, prefatte. Allora, se mettiamo la vista, che ne so, qua sopra, è quella simile a quella iniziale. Se mettiamo questa dei tre quarti, il nostro oggetto sarà visto di lato. Se premiamo alto, ovviamente sarà l'alto. Queste freccettine qua ci danno la possibilità di fare il fronte o di tornare come prima. Quindi è a vostra discrezione quali strumenti utilizzerete. Io preferisco il mouse, per voi quello che volete. Un'altra cosa importante dell'ultimo tasto è la possibilità di passare da una vista prospettica a una vista ortogonale, cioè come quella delle vostre assonometrie. Questo quando è comodo? È comodo soprattutto quando si lavora facendo dell'impianta, perché se capite, vedete la differenza, chiaramente se noi lavoriamo in prospettiva, la faccia superiore è più grande di quella sotto perché siamo più vicini, quindi va a coprirmi quello che sono l'attacco a terra, quindi
dell'oggetto, in questo caso quando vedo dall'alto o chiaramente lateralmente, preferisco avere l'oggetto visto in proiezione ortogonale. Si passa molto facilmente, lo vedete qui, non c'è, che ricordi io, un tasto no, specifico da utilizzare casomai come scorciatoia da tastiera. Allora andiamo a vedere cos'è questo snap qua. Allora, lo snap è la possibilità, adesso lo ingrandisco, di mettere un oggetto su questa griglia qua. Se vedete, no, gli spigoli degli oggetti non vanno mai a metà di questa griglia qua, perché ho deciso che l'oggetto può muoversi solo da un millimetro all'altro. Si può anche muovere l'oggetto usando le freccettine della tastiera, però ogni volta che si muovono è sempre un millimetro. Se voglio che questo snap sia maggiore, posso dare ad esempio 5 mm, quindi ogni volta che muovo l'oggetto mi salta di 5, anche se lo muovo a mano, lo vedete adesso da questo momento in poi, vedrete che avrete ad esempio il 7, 12, 7, meno 2, meno 3, sono tutti step di 5 alla volta. È abbastanza impreciso usare 5 mm, quindi si può fare un millimetro, c'è gente molto precisa che usa lo 0,1. Per noi va più che bene questo. Ecco, da quel punto di vista qua, adesso dovreste essere in grado di poter operare e di poter mettere un oggetto dentro il vostro piano di lavoro e cominciare a fruirne.